Signore e signori, buonasera, benvenuti a tutti a casa. Stasera la nostra ospite è Ingrid Rossellini, che oltre ad essere una collega molto stimata è anche una cara amica, per cui per me è un piacere doppio, triplo, moltiplicatelo quante volte volete. E la conversazione sarà divisa in due parti. The first part is going to be in English, subtitled in Italian, right underneath. The second part of the conversation is going to be in Italian, with subtitles in English. La seconda parte della conversazione sarà in italiano. And you're going to understand why we decided to divide it in such a way, the first part in English and the second part in Italian. But stay with us. Whether you know either English or Italian, you're fine. State qua con noi perché se capite o l'italiano o l'inglese, siete a posto, perché poi ci saranno i sottotitoli nell'altra lingua. Ingrid, benvenuta a tutti a casa. Grazie Stefano, la casa italiana mi fa un grande piacere di essere qui con te oggi. Virtualmente. Virtualmente, esatto. E dietro di me, lo dico perché non la riconosca, siccome gran parte della nostra conversazione verterà sul Rinascimento, ho voluto mettere Villa La Pietra, che come sapete è il centro studi di New York University a Firenze. È un posto che mi è molto caro perché ci ho passato circa le ultime 20 estati della mia vita in questo posto meraviglioso, veramente un cuore pulsante del Rinascimento a Firenze. Ingrid, the first part of the conversation, as we said, it's going to be in English. And it's going to be in English because we're going to talk about your book. Your book, Know Thyself. The book was published in America, was written in English, and that's the reason why we're speaking English. Normally, you and I always speak Italian. But when the book came out, you had some health problems. We had planned for a presentation at the Casa with several scholars, and it couldn't happen. And now the pandemic. But we are doing it. We are finally presenting Know Thyself by Ingrid Rossellini. And it's a very ambitious book because it's a book about Western civilization and what Western civilization still can teach us today. So my first question for you, Ingrid, is how come you decided to write such an ambitious book? Western civilization is such a huge concept. Tell But us about it, as the things genesis happen, of it. the genesis, I wasn't thinking of such an ambitious book. I was thinking of a very small theme. At the beginning, I was thinking an article about symbolism, medieval symbolism, and then it grew. And then I went in one direction and then the other. It always happens that I think the pen, because I still write a lot in the computer, but also by hand, takes you where you don't expect. And it grew and it grew and it grew, and it eventually became this big thing. But it was a slow process. Again, it would have been so scary to say to do something so massive. And while I was talking also to my husband and friends that I have, and I've lived in America now many years, and I realized that the humanities in general, philosophy, literature, history, especially that period, the classical period after the Renaissance, sort of declined that interest in America, unfortunately. And so I thought that maybe it was interesting to re-examine, offer my work, in which I could explain the main ideas in an easy and accessible way, but in a way that also expresses why history is important, why memory defines us and we should not forget. And I have done an interdisciplinary approach. We talk about it, but anyways, that was the genesis. It was a very slow process, along. Ingrid, yes, you are Italian by birth, Italian Swedish, mother and father, grew up in Italy, received the classical education, liceo classico, and the whole bit. Then, at a certain point in your life, you moved to the US and then you graduated with a PhD from Columbia University in Italian literature with a thesis on Petrarch. We're going to leave Petrarch aside for a minute now because I want to stay with you as an educator, a teacher, a mother. Because I assume you wrote this book also with your children in mind, Absolutely. that are American, raised and educated, Absolutely. with the desire of giving them something of the place you come from and the civilization you carry with you. You're absolutely right. Having children really prompted me. I took my children since they were very young, dragged them sometimes through museums and churches, I think, because I wanted the beauty of Italy to sink inside of them.
they complained when they were small, but later on in life, they both thanked me and they said, you know, those memories left something inside and we really feel a strong attachment to Italy. But while I did that, I was trying to explain the art, the philosophy, all of the things I do in the book. So absolutely, they were the first that were the first target of your educational. And Ingrid, as you said, first of all, it's beautifully written. It's a pleasure to read. Okay. It's really a pleasure. And I would strongly suggest it, not only for people who are absolute beginners, they would understand every single thing you explain, because it's extremely clear. It's not pedantic. It's not overwhelmed by footnotes and all the other stuff that we academics sometimes like to do. It's beautifully written and engaging. And you said you adopted this interdisciplinary method. And at the time in which the humanities are in crisis, especially after 2007, 2008, we saw a drop in enrollment in humanities classes, everything from the literatures to philosophy to history. It was very brave to start saying, no, the humanities should be central, and Western civilization within the humanities, of course, within the context of humanities, should take center stage. And I think one of the reasons why also the humanities went into this crisis, yes, the financial situation, students want to study subjects that they think are going to give them a job afterwards, but also was due to the fact that we and our colleagues, and I think we should take a collective responsibility for this, went too specialized. We ended up cultivating our little field that is getting smaller and smaller, somehow losing sight of the larger picture. And is that a reason why you decided to, once again, not only the topic, but also the approach is very brave, because you're taking in philosophy, psychology, art history, visual arts. Yeah, you said it perfectly. It's exactly that. I think that, you know, when students go to school, maybe they take a course in philosophy, but then they don't have the rest of the context, the historical context or art. If you see the Parthenon, okay, you see the beauty, the balance and all, but you don't understand that behind it, there is a philosophical approach, Pythagoras, the idea of the cosmos, of the order that the universe reflected and human society had to reflect. Or you didn't understand it was also a tribute to the great victory that the Greece had obtained against this immense empire of the Persians. And that it remained a symbol that when you fight for your own freedom, because the polis was people were self-involved, were not subjects, as in other countries where there was a king and then that forced the people to go to war. But if people take a responsibility for their own lives, even a small country like Greece, like polis, like the small entity, could win against such an immense empire. So it's a tribute to that victory, but to also a way of thinking about life and society, right? So there is so much more. And I think also, I use a lot of art among the, as you say, the many disciplines, because I think and also... Ingrid, sorry for the interruption, but talking about art, we had a sort of an agreement that I would ask you before we start discussing every period to tell us which is the work of art, could be architecture or painting or sculpture, that you want to evoke before we start talking about. And we're going to do a very fast rassegna of the different periods that you touch upon in the book. So let's start with Greece. You were talking about Greece. And of course, there are different periods in classical Greek history. But let's start with an image that you want to propose to our listeners. And those of us who see us will see it. And those of us who listen to it will see it in their minds. The famous refrain of Polycletus, the man, the proportioned man, and this naked, of course, it was a male-oriented society, and women, unfortunately, like in the wonderful interview with Eva Cantarella the other day, you talked about it. So when I say men, it's because unfortunately the man was the only protagonist of history and involved in society. But anyways, to see, first of all, this naked individual. Nakedness, for example, in Egypt
was a shame. Slaves were naked, you know. Instead, there it was to praise the strength, the nobility of human nature. And also when you see their faces, they're also very intense, there's no expression. But that means the rigor and absolute rationality. They believed in reason. And they believed that if reason decontaminated from any passion would have led men to conquer everything, to be absolutely strong. So it's this citizen soldier there is represented, but the harmony of the body is the same harmony that the entire universe contained, because they believed, they didn't call it God, but they thought of the universe as a superior reason and order the entire cosmos. Cosmos means order. It's so far from the idea we have the cosmos today. It's not order, it's chaos, it's chance that has created, that we learn more and more, has created the universe. But then they thought everything had its place, had its reason, and its purpose. Perfect. I think this sums it up, really. I saw Greece and I saw the major points of Greece that you mentioned. That was beautifully done, Ingrid. And let's move, so the citizen soldier, the idea of citizenship, of not being underneath anybody's authority. Mm-hmm. And of course, as we discussed, as you mentioned with Eva Cantarella, the idea of the polis, it's a beautiful concept of democracy that is very different from what we now call democracy. Tell us something about the polis, because that's another fundamental concept that will return in ancient Rome and then during the Renaissance. What is the polis and why is it so important? Well, also, let's go back to the title, Know Thyself. What did he mean there? Like today when you say, know thyself, one thinks, well, who I am, my personal interest, my personal qualities, all of that. We so focus on the singular self. There the self always, it was the I and the others. You belong to a community, and that community defined you. So it's always this enlarged self that took the primary role. So the citizen soldier dedicated his life to death. I mean, he went to war and he would die proudly for the well-being of the community. But it was involved in the community, and the community assured his freedom, and the dignity and the memory. The kleos is the memory that is heard. We will be heard through generation and generation of people who will praise your dedication and courage that you gave the city-state. The polis, right? The idea of polis. With a caveat, though, this idea of democracy as a sort of participation of the free male citizens that made it for a very small percentage of the people who actually lived and worked in the city. But does it work for bigger organizations, this ideal concept of the polis, or not? I think that was the big thing. It was the idea that they were hoping that when you have an idea bigger than yourself, we human will raise to that level of dignity. But then we realize throughout history that we're very self-centered. And I love, because the Greeks always said, the most dangerous thing is hubris. Hubris is the desire to make yourself too big. With Know Thyself, the other principle was, to know your limits. Don't become like instinct of beast, but don't aspire to be as a god. Don't aspire to be bigger than others. Community is always a collective effort. The moment a person says, I know the answer and I can lead you, that's a despot. It has to be fear, hubris. But they realize that hubris is there a lot and is still here. And we always struggle with this balance and never found really an answer. And we are going to move on, because this idea of participation in ruling of the city, of the community, of an ever-expanding community, is also the base of Roman civilization. And my question again, give us a visual image, Ingrid, on which we can bask and that we can let sink in while you talk to us about Rome and what Rome represented for Western civilization in its two phases, the Republican phase and the Imperial phase. Exactly. But give us an image. Yeah, well, the image I would say is either the Arapaces or maybe the image of Augusto. It's called the Augusto Prima Porta. It was found there. It's the image of Augustus. So Augustus
The Republic was the first time where there was more the idea closer to the idea of the polis or participation of freedom. But then eventually Augustus comes and he becomes an emperor, but he doesn't want to say so. So he says, no, I am a princeps inter pares. I am the head of the Senate, but among people that are the same as me. So he left the impression that there was a collective participation. It wasn't true because slowly he took the power, but he did it in a very wise way. And it was necessary at that moment because there were civil wars and disorder within society. So Rome and empire had a long time of great prosperity under him. So that when you see the image of Augustus, I love because first of all, he does the same, he's serious, just like the River Publicletus. You see there, you know, the balance, his hand is raised as an orator, he's talking, his words represent the truth, and you can trust this leader. And then he looks also extremely beautiful and handsome and strong. And it's funny because apparently historian at the time said he wasn't that handsome. He was afflicted by many problems, stomach problem. He was small, he was short. In fact, he had something in his shoes to raise a little bit his size because he was too short. But there you see him absolutely perfect and eternally young. You never see an image of Augustus, or he remains young forever. So it's something that is bigger than life. It's almost a divine quality about him. And the brilliance of Augustus was not only to make himself a divine appointed leader, but also to say to the Romans, you're not just a brutal warrior that conquered the world. God has chosen you to spread civilization around the world. And what a brilliant idea, give a big idea to people. And then maybe, you know, you need ideas to push history forward. And it's fascinating, and that's a long thing, we don't have time to examine how he embellished Rome, created temples, he covered with marble the city, you know, and all of that. So it's all part of the, and the Aeneid, of course, the Aeneid. Yeah, tell us something about that, Ingrid, how these myths, founding myth of Rome, of course, are born at the time of Augustus. They were not present before. Rome absolutely was a series of villages of shepherds and somehow fishermen or something. Absolutely. And then all of a sudden they have to justify that now they're claiming they are there to rule the world. So what happened? How do you justify that? How do you change that? And your answer is myths. Tell us something about the founding myths. There's always the idea throughout history and still now to say God wants me to do that. So it was that God had appointed the Romans, but it was brilliant because the Romans were not as sophisticated as the Greeks. They absorbed a lot of the culture, but the philosophy, all the ideas really came from Greece. So they were, you know, disciplined soldiers. But then he understood to keep this big kingdom, also the empire had become enormous. You need a big idea to keep a big ideal to keep them all together. It would not be enough to create an administration or keep them you know, at peace by force. You have to create a big ideal. And the big ideal was that, again, the gods, Aeneas, plus they're very shrewd, because they loved the Greeks, but also they were jealous because the Greeks brought so much culture. So he said, well, he wasn't a Greek, he was a Trojan. Aeneas, when Troy goes in flame, he goes and he arrives on the coast of Italy and is told that you will create the new big civilization. And in fact, in the Areopagus that I was saying, the fabulous place in Rome to visit, you have Augustus that puts himself next to Aeneas, and he says he's also, he comes from Venus and all of that. So to always to give the sense of grandeur to Rome and its history. And establish also this connection with ancient Greece. Somehow it's the dialectic relationship between Rome and Greece. Rome conquering Greece and, you know, Grecia capta ferum victorium cepita, at the same time, but Greece we conquering further, culturally yes. Rome. Yes, we owe them a lot, but we went further. You know, it's always, but that's always the history. It's always like that. It's always who's, you know, you create a myth after the other and everybody tries to say our history is bigger than yours and we have a better answer than before. It's very true. And I feel very guilty to cut Rome like this. First of all, because you're a Roman citizen. And that's, you know, that for centuries, that was the huge privilege, the biggest privilege anybody could have was to claim to be Cives Romanus. And so I'm very sorry because we're cutting Rome short, but we're moving on to another period of time that is very dear to you. As I mentioned,
you wrote a dissertation that became a book published by Olshi in Italy about Petrarch. So we're moving towards the Middle Ages, and you very wisely divide the Middle Ages into two parts. And do you have an image for both parts or just one for? Yeah, well, for the first part, there are many things, but I was thinking, we forget that the art, of course, the Roman Empire collapses. So all of a sudden, this idea of the polis, this idea that men could create a perfect society, fell apart. And Christianity, Augustine says, not true. Look at in the Bible, Cain and Abel, the first, and Romulus and Remus. What happens? The first act is a murder of a brother. This is at the root of the human society. Humans are defective creatures because they've committed sin and they could not create a perfect society on earth. The perfect society only exists in the beyond, in the city of God. So it's a complete reversal, so dramatic. But art had to reflect that, and it's very complicated. And I think that the solutions are wonderful. For example, one point that I really think it's important, they took a long time before coming up with images they used. They were afraid of images like the Jewish religion, the Muslim religion, also later, you know, they felt uncomfortable with images. But then the Christian felt allowed to do it because Christ had come to earth taking the shape of human flesh. So they could represent Christ, but they never represented God. God, like we see in the Sistine Chapel, only happens in the Renaissance. Before, you only saw a little hand from the coming down from the sky. And then God, even in the creation, always has the shape and the features of Christ. And Christ looks like man. And it's, so it's the model that God had sent and that humans have to imitate to reach salvation. So I thought it was very interesting. Oh, another thing that I love is the use of gold in Byzantine art. They say, well, you know, when they didn't use shadows. But of course, that was not the light of the earth. It is the light of the afterlife, of the afterworlds. It's the light of the divine kingdom. That's so, Ingrid, for this first part of the, for this early Middle Ages, you would propose like a Byzantine icon? San Clemente. If you go to San Clemente, it's so beautiful. San Clemente is a little later, but if yes. You want to see the gold, the little hand, all these things I'm mentioning is on that tradition. But again, it's a little late. But then later on, slowly, after the 11th century, when the invasion start to come down and things start to settle, there is a new view that it's less accusatory of the human beings. And it starts to shift the idea, come to the idea that God has appointed man as his own collaborator to bring the potentials that are inherent in the world to bring it to fruition. And that's the beginning of humanism and the Renaissance. You know, he's a collaborator of God, which I find it's a fantastic. Yes, and Ingrid, and basically humanism and the Renaissance are the conclusion of your book. So do you mind offering us an image for the Renaissance? Image do you want to give us while you talk about it? I was thinking, for example, the David of Michelangelo. So there you have this enormous naked man. Why is he naked? Because he's again evoking the images of classical Greece, classical time. The naked man in his strength, in this physical strength, and the praise of physical and mental strength. You see how serious he is and he looks at the future. Is this the rigor of a pure rationality? But he's not a Greek hero. He's David. He's a biblical character. He has the stone in his hand, which will kill Goliath. So you see how all the different different traditions are mixed in this image, which was the image of the Republic. There was this struggle. We don't have the time to talk about it, but in the beginning also Florence was trying to recreate a state where men could participate, could be free, could reach self-rule, but then it failed. But in that ideal is represented by the David of Michelangelo.
It's a perfect image because it sums up the philosophical view of the human being. And in Florence, as we know, there was this ongoing discussion about yes. why the human being is the most beautiful creature of God. And there is Picos that says, because he's the divine absolutely. Chameleon, he can decide whether he wants to be like a beast or like a god. Oh God, it could and be like a god. Something the Greeks say, you can never be like a god. They say, yeah, you can be like a god. You can do anything of yourself and the world. Maybe and then Giannotto Manetti, right, in his conversation about the human body, says, there is nothing to be ashamed about the human body. The Bible says that when God creates the man and the woman, says, that's very good. It's the most beautiful thing beautiful. God has made. And we know very little about how God looks like, but we know that he made man in the image of God. So it must be pretty good. Pretty and we good. Should show it proudly. And but be it's proud. Still something that surprises my students when we go to Florence, Ingrid. In Piazza della Signoria, everybody's naked. I know, exactly. And women. Yes. And, they're somehow puzzled but, because they make this connection, okay, Italy, Catholicism, sort of this prudery about the human being and the sexophobic. And over there, everybody is naked. But you have to understand, if you don't remember that it comes from the Greek tradition, it's hard to understand what it means. Absolutely. But when you have that, then it makes sense. And also I was thinking as an image, of course, we have, as you said, Pico della Mirandola is the first, is the creation of man of Michelangelo. That's really, it's to me, Michelangelo in the two phases, the first and then the second of the judgment, it's really the two moments also, the moment of glory of the Renaissance and then of skepticism, disenchantment. It's really, you feel this, but the first one, the creation of man, actually, God is old, he's fat, the angels seem to lift him up because he doesn't fly too well. I mean, and man is gorgeous. He seems to be, he's gonna be his successor almost. It's an incredible image if you think about it. But the yes. contrast with the judgment later is extraordinary. Yeah. And you close your book, Ingrid, not with an Italian author, but with a French author. And if yes. I may say so, probably French culture is your other yes. big foundation. Well, yeah. And you close with Montaigne, right? Montaigne, adore Montaigne. And I mean, what is his? Why did you decide to close with Montaigne? And what is his take about right. this moment that started with this incredible enthusiasm for human abilities and the human superiority above all other creatures? Tell us something about your choice of closing your book with Montaigne. Yeah, with Montaigne, I just want to add one little thing because also my other great love, of course, like everybody, is Michelangelo. As I was saying, in the Judgment, he does that after the sack of Rome. So there is the Protestant revolt, the everything starts to fall apart, the Muslim world is conquering everything. They thought that the Providence was going to make the Christian win. The Christian did not win. So everybody starts. Where is God? Where is the providence? Where is the great design that we thought that that was there and we were to be the big heroes of creation? And so you see in the judgment, the sense of despair, even the Beat, even the people that go to paradise, they don't fly to paradise. They seem to climb like with such effort, this rock and to go up and God is punishing with such fury. Most of the world. Also, he saw the corruption of the church, he knew it very closely. So, that I get to Montaigne is that this disenchantment, this realization that in reality, we're not such great humans. We may have great ideals, but it's hard for us to live up to these ideals. And so there is this, the I becomes so reduced. It's an essay. It doesn't say it's philosophical system. It says it's my ideas. It's things I've understood, I've experienced, but what do I know? The famous phrase is, what do I know? I try to understand things, but what do I know? And that's a conclusion, literally, of the Renaissance, which is really striking. The glory of the Renaissance is a very short time, if we think about yes. it. It's just like a boom. And before we move on to the second part of our conversation, that is going to be in Italian, I wanted to ask you to please read for us the closing paragraph of your preface yes, to the book. Because the I think it sums up beautifully your plan, your project with this book, and the fact that you present Western civilization. And I can say that
with pride and knowledge, but at the same time with humility of recognizing that it's not the only one and it makes sense only. And I want to leave it to your words, and then we move on to the Italian. And also humility. I say, this book, I mean, I tried my best, the things I've learned, but I'm not a great savant. I mean, I put together the things I love and I find it's interesting. And but what I think is the lesson is that we make mistakes and we have to learn from our mistakes. This has to be remembered mostly because of the mistakes we make and now not to try not to repeat them. So the conclusion is that when the pendulum of history goes again toward this sense of pessimism and what we're talking about Montaigne, I conclude what that tells us is the identity, rather than a fixed and crystallized reality, has been and will always be a work in progress. The fact that the world culture evokes the concept of agriculture is revealing in that sense. Ideas are like any other living thing. Once planted, they never remain the same. They grow, they mature, they change. Most of all, as this book repeatedly points out, they travel just like seeds blown by the wind. The point is important also because it reminds us that despite all ideological divisions between West, East, North, and South, identity remains a result of the most fruitful and enriching of all phenomena, the cross-pollinations of people, cultures, and ideas. Thank you, Ingrid. Cross-pollination, keyword. E adesso parliamo in italiano, come facciamo normalmente quando ci troviamo, con grande soddisfazione. E parliamo in italiano perché abbiamo detto la tua lingua paterna invece di materna, però la tua mamma parlava pure italiano perfettamente, parlava. Mi sembra. Eh sì, ci ha viziato perché quello non abbiamo mai imparato lo svedese perché lei parlava italiano e poi quando andavamo da lei il marito parlava francese, ma l'italiano è sempre stata la lingua materna, certo, e paterna. Della famiglia. Della famiglia. E ovviamente non l'ho detto finora, ma Ingrid Rossellini ha il nome della madre e il cognome del padre. Due assolute leggende cinematografiche a livello mondiale di tutti i tempi, non c'è bisogno che stiamo lì a spiegarli, ma forse un po' a celebrarli, sì, anche perché oggi, 8 maggio, è il compleanno del tuo papà. Ingrid, compleanno del per papà, cui l'abbiamo scelta anche un po' di proposito. Sì. E le due conversazioni, vedete, sono in due lingue diverse, ma sono molto più collegate di quello che potrebbe sembrare. Anche perché in questa seconda parte noi ci occuperemo e parleremo un po' con Ingrid, molto semplicemente, dell'ultima parte della carriera cinematografica di suo padre. A un certo punto Roberto Rossellini convoca una conferenza stampa e un po' nel suo stile, che era un uomo, come direbbero in americano, larger than life, sì, più grande della vita, dice: il cinema è morto. È morto, sì. Ma questa affermazione che lascia tutti stupiti, perché come... Questo si è reinventato il cinema. Nel 45, quando il mondo era a pezzi, tutto distrutto, lui è veramente il fondatore, il creatore, con altri ovviamente, perché anche lui era un fenomeno comunitario, del neorealismo. Riconosciuto tutto il mondo, a un certo punto dice, basta, il cinema è morto. E lui dice, a me non interessa più essere, non voglio essere un artista. E rimprovera i suoi colleghi, dice, questi sono talmente artisti che si guardano sempre l'ombelico. Lui è molto colorito anche nelle sue espressioni. Molto, molto, molto. Alla romana, si rende... però lì si sente la parte romana. E si rende conto che il cinema sta andando da una parte, lui sta andando dall'altra. Ma è convinto del fatto che dovrebbero essere gli altri andare dove lui, non il contrario. Assolutamente. E comincia, Ingrid, questa fase in cui tuo padre diventa un educatore. Sì. Cioè dice, basta, cioè, l'idea di questo artista così, no, io voglio essere uno scienziato e un artigiano, usa proprio queste due espressioni. No? Poi dice, ma anche Matisse era uno scienziato, anche Michelangelo era uno scienziato. Scienziato nel senso che non è autocompiaciuto della sua creatività, ma che usa la sua conoscenza per spiegarti le cose, per fartele capire. Sì. E diventa un professore di storia, Truffaut di Rara, perché racconta la storia con le immagini, ma non la racconta, te la fa rivivere. Sì, Ingrid, dici qualcosa di questa sua ultima parte della sua vita, purtroppo breve, e anche della sua carriera. Sì. E di questi film storici, no? Dici tu qualcuno dei titoli? Sì. Parlaci un po' di questi film. No, hai assolutamente ragione.
papà dedicò 20 anni, gli ultimi 20 anni della sua vita, poi è morto a 71 anni, ma gli ultimi 20 anni della sua vita a questi lavori televisivi che in qualche modo anticipavano The History Channel che c'era un tempo, non, che poi è venuto dopo. Lui voleva, e abbiamo questo strumento così powerful che può entrare nelle case, perché non usarlo per diffondere la conoscenza della storia? E credo che il suo approccio era molto simile a me, nel senso che anche lui non si, anch'io non mi sento così professoressa a mettermi in cattedra, cerco di condividere la passione che ho per certe cose, e lui lo faceva allo stesso modo, e ha fatto tantissimi film per la televisione. Pascal, Sant'Agostino, Socrate, Luigi XIV e tanti altri, i Medici, eccetera, e tanti altri. Quindi è stato, credo, un contributo molto originale e buono e bello, ma difficile da realizzare, anche perché li faceva con pochissimi soldi. È incredibile, Angeli, quando si vede il risultato, quanto è riuscito a fare con dei budget relative, e poi delle velocità incredibili, li faceva proprio boom. Sì. Ed erano anche quelle, parlando di imprese ambiziose, gli Atti degli Apostoli, puntate, sì, Sant'Agostino, sì, sì, puntate. Sì, sì. E anche lì spazia dalla cristianità delle origini, sì, sì. Grande razionalista Cartesio, sì, lo spettacolo del potere di Luigi XIV, cioè veramente... Sì. Ambiziosi, l'ambizione di raccontare tutte queste storie, sì, perché ritiene che l'umanità abbia bisogno di conoscerle e, come dice lui, non di raccontarle ma di riviverle. Rivive. Come hai detto tu, i mezzi erano quello che erano, e c'è questo saggio molto bello di Gallagher, sì, che accompagna il cofanetto che la Criterion Collection, sì, ha, sì, dedicato, sì, a tre dei film storici del tuo papà, in cui dice: agli inizi furono snobbati dalla critica che li ritenevano poco artistici, gli storici che dicevano che erano approssimativi, e il pubblico dicevano: beh, un po' noiosi, insegna. E lui ha continuato imperterrito, avanti, sì. Questo però, lo ammiro in una maniera, niente, sì, lo scoraggiava. Se credeva in una cosa, lui andava avanti. E questo è veramente una sua caratteristica. Anche i film della guerra l'ha fatti con una determinazione, anche lì senza niente, con mezzi incredibili. Quindi no, in quello aveva, era molto, era come un leone, così. E questa era veramente, credo, la sua grande virtù in quel senso lì. Ingrid, dicevamo, fra l'altro il titolo, lo diciamo nel titolo della nostra conversazione, Her Family's Passion for History, e tu mi hai rivelato nelle nostre chiacchierate di questi giorni prima della trasmissione che c'è una protagonista, una unsung hero o heroine di questa cosa. Dici un po' chi è e che, sì, ruolo avevano in questi film storici. Ci tengo tanto a dirlo sempre, perché di nuovo le donne sempre hanno avuto un ruolo secondario, e questa era la mia zia Marcella, che era la sorella di papà, e lei è sempre stata così, adorava questo fratello che era sempre il protagonista all'interno della famiglia, e quindi lei era sempre in ombra, ma era una donna di un talento straordinario, poi dipingeva meravigliosamente, aveva tutto imparato da sola, faceva sculture meravigliose, ha fatto una scultura di mia mamma che è più bella di cose che hanno fatto artisti anche conosciuti. E poi lei, quando papà si è messo a lavorare per la televisione in questi filmati storici, lei faceva tutte le ricerche storiche, e poi lui andava, prendeva il materiale, divideva, cioè, ma il grosso, le immense ricerche le faceva lei, e io mi sento molto come mia zia Marcella, perché posso stare lì ore a guardare i libri, a sottolineare, a prendere appunti, la sento dentro di me. Ed era deliziosa, deliziosa. Però di nuovo, dimenticata completamente. Invece ha avuto un ruolo importantissimo. Sempre, anche nei film precedenti, lei ha sempre lavorato con papà. Anche quando papà lavorava con mamma, lei era lì, sempre. Ingrid, mentre tu parlavi del Rinascimento, avevi un po' in mente questi film di tuo padre? O sono stati un pensiero che è venuto dopo? Perché poi tu ti sei messa a raccontare queste storie, no? Eri ovviamente molto giovane quando il tuo papà è mancato. Sì, sì. È ovvio che non ci potesse essere uno scambio teorico su cos'è la storia, sì, perché eri una, sì, ragazzina. Però poi tu li hai rivisti da professoressa, sì, di storia. Hanno un po' influenzato il tuo modo, perché l'idea, ad esempio, di divulgazione, sì, una, sì, divulgazione intelligente, cioè non di banalizzare, ma una divulgazione che insegna
rendendosi comprensibile che per quella per tuo padre era una cosa fondamentale, quello un po', possiamo dire, l'hai ereditato. Assolutamente, io credo assolutamente, perché papà purtroppo è morto, avevo appena compiuto 25 anni, ero giovanissima, però avevo sempre il desiderio di lavorare con papà, fare le ricerche con la mia zia Marcella, e credo anche quell'entusiasmo che vedevo in loro riguardo alla storia, me l'hanno sicuramente trasmesso, e anche il modo di trovare ogni volta un nuovo modo di raccontare il passato, come diciamo, adesso un tempo si studiava il latino, cioè, insomma, queste cose parte di una cultura ormai molto passata, però come si può raccontare in un modo accessibile a oggi quel passato, perché merita di essere ricordato. Io sono sicura che questo è rimasto dentro di me. Certamente. Infatti devo dire, una delle cose che mi ha più commosso quando è uscito il libro, mia sorella Isabella l'ha letto e mi ha detto, mi ha fatto pensare a zia Marcella, e a me mi ha tanto commosso. È stato il più bel complimento. È un complimento bellissimo. Sì. Volevo chiederti di questi film. Il mio preferito, e poi ti chiedo il tuo, è il mio preferito perché lo conosco meglio, perché lo uso molto con i miei studenti. Quando siamo a Firenze, quando parliamo di Machiavelli, per dare il contesto, uso L'età di Cosimo. Sono film, abbiamo detto, quello dell'Età di Cosimo è in tre parti, c'è una lunga puntata su Brunelleschi, poi su Cosimo stesso, poi L'esilio di Cosimo. E dal punto di vista storico sono impeccabili, soprattutto se paragonati a recenti produzioni come... C'è una roba oscena fatta da PBS, Public Broadcast Station, che si chiama The Medici, The Godfathers of the Renaissance. Lo so, è una cosa... Osceno. Anche io mi sono così... Con un investimento di mezzi pazzesco, ma dal punto di vista storico, nonostante abbiano consultato storici importanti e seri, ma il modo come l'hanno messo insieme... Perché credo che questo veramente... pensano che se questo è l'unico modo di raccontare la storia oggi, ma non la devi falsificare, non è questo il modo di raccontare. Hanno paura che se non fanno questo, allora poi la gente lo guarda. Ma credo e lo stesso, quest'ultimo The Medici, anche prodotto da Netflix con la Rai, mi sembra, stessa cosa, anche lì grandi attori, bravissimi ovviamente, la produzione lavish, abbondante, lusso, eccetera. But they miss the point. E la cosa che a me piace di L'età di Cosimo è l'essenzialità. L'essenzialità, questo papà perché... sempre l'ha avuto, la semplicità, l'essenzialità. Ed era, da una parte secondo me era costretto, perché come sappiamo i mezzi erano pochi, ma coglie l'essenza di Cosimo, che era un banchiere, che non aveva una cultura enorme, ma che dava valore alla cultura. Cioè lui ha voluto suo figlio, i suoi nipoti, fossero educati come principi, conoscendo il greco, il latino, eccetera. Però era un uomo austero. Uno dei critici dice, questo vampiro, lo chiama un vampiro del Rinascimento, come rappresenta tuo padre Cosimo, perché è sempre vestito di nero, austero, molto rigido. Ma Cosimo era così. Era così. Cosimo diceva che i suoi figli non dovevano mettersi vestiti, drappi. Non fanno mai quello che i padri gli dicono. E infatti sono andati alla... mi viene in mente nell'affresco del Palazzo Medici Benozzo Cozzoli. Infatti Cosimo è su un asinello, proprio come Cristo, umile, sull'asinello. Gli altri su cavalli bardati e tutti... Glori. Anche quella rappresentazione del potere, che si rappresentano come i magi, è una cosa pazzesca. Nel Medioevo l'avrebbero bruciati vivi per una cosa così. Si rappresentano come i magi nella loro piccola cappella privata, dove nessuno poteva andare, però che a loro dava consapevolezza di chi erano. Incredibile. Per cui questo film, ad esempio, io, è l'unico di tutti i vari documentari e film che ci sono disponibili sul periodo che spiega bene perché Firenze diventa la capitale finanziaria del mondo. Da nessuna... Perché se uno ci si mette e dice no, ma lasciamo perdere, ma è una roba noiosa, non posso fare un film spiegando il passaggio dall'usura al sistema bancario. Tuo padre l'ha fatto. E come del resto aveva fatto un film sulla storia del ferro. Dice, quando se qualcuno fa un film sull'età del ferro è pazzo, e lui dice sì, ammetto, lo sono. E poi l'ha fatto comunque, quello anche con tuo fratello maggiore, mi sembra, no? Sì, mio fratello Renzo, ho lavorato molto con lui perché era più grande e quindi anche diretto parecchie scene, ha collaborato proprio anche in un modo attivo quando papà delle volte era occupato con le sceneggiature e altre cose, le riprese le faceva Renzo, quindi è stato molto coinvolto, molto più di noi, è stato fortunato di poterlo avere proprio di anni vicino perché era più grande. Sì. Certo, e per cui io ho questo proprio legame con questo L'età di Cosimo, perché credo che
da quello si capisca, intanto che forse era anche il più vicino come sensibilità, perché si trattava di Firenze, Rinascimento, tutti i temi che tuo padre conosceva bene. E poi perché per me personalmente è quello che uso con più profitto per gli studenti e che non ha bisogno di spiegazioni, è chiaro. Non manca mai l'ironia, no? che è un'altra delle chiavi del cinema di tuo padre, anche in Roma città aperta, anche nei film più drammatici, ma c'è sempre una vena ironica, arguta, no? che salta fuori. E quello anche nei film storici c'è. Io adesso voglio chiedere, invece di questi film storici qua, qual è il tuo preferito? Qual è quello che preferisci e perché? Beh, il mio preferito probabilmente è La presa del potere di Luigi XIV, solo perché, e anche pensando a gusto, trovo fantastico come, quasi con pochissimo dialogo, lui fa capire come il potere, la rappresentazione, il teatro del potere è così importante. Luigi XIV fa l'immensa, il palazzo di Versailles, costumi, piume, tutto. E questo apparire così più grande di ogni altro essere umano in un contesto così spettacolare dava al suo potere una validità, una sacralità che altrimenti non avrebbe avuto. È la stessa cosa che fa Augusto, è la stessa cosa che hanno fatto. C'è una bellissima frase di Napoleone, non mi ricordo più esattamente, in inglese to dazzle the mind, dazzle the eyes. Come si può dire? Non è esattamente la frase così, ma me la ricordo in inglese perché l'ho scritta nel libro. Se vuoi accattivare le menti, incanta gli occhi, e fai delle cose che incantano gli occhi, crea uno spettacolo. Il potere è sempre spettacolo. E trovo che un tema anche molto importante oggi, perché sappiamo bene che è molto spettacolo, purtroppo, il potere, e dunque un tema che la mia passione, credo che vi è spiegato benissimo. Certamente. E io volevo concludere questa nostra bellissima chiacchierata, Ingrid, ancora con una citazione da tuo padre, che quando annuncia che il cinema è morto, accusa tutti i media, dice, sono tutti responsabili di una specie di cretinizzazione degli adulti, perché anziché illuminare la gente, il loro sforzo più grande sembra quello di soggiogarla per creare schiavi che pensano di essere liberi. Però è un concetto importante. Quanto aveva colto questa cosa qua aveva ragione della potenzialità dei media di dei creare media. Schiavi che sembrano liberi. E il fatto che lui si oppone con i suoi film e con il dare una conoscenza e una consapevolezza della storia, no? Sì, assolutamente, che bisogna pensare in un modo critico, ma non pensiamo più in un modo critico, siamo così, ingoiamo informazione. E poi pensa, quando lui ha fatto la televisione, c'era la televisione in bianco e nero, e c'erano canali che finivano a mezzanotte, cioè lui ha vissuto un periodo che non c'erano i mezzi che abbiamo adesso di comunicazione, che invece di creare, di migliorarci, ci hanno in qualche modo un po' rimbicillito. Poi è vero, devo dire, qualcosa aveva colto lì che è molto importante. Certo, e io volevo tornare all'altra situazione che ho detto, quando le dicevo non mi sento più di fare l'artista, io sono uno scienziato e un artigiano che vuole semplicemente contribuire al diffondere la cultura e a dare alle persone più consapevolezza di sé. Sì, questo è una grande E io ho trovato che lì veramente si conclude questo cerchio che abbiamo cercato di tracciare con Know Thyself, dal frontone del Tempio di Apollo, che è il titolo del tuo bellissimo libro, e questa aspirazione di tuo padre che nell'ultima fase della sua carriera dice mi interessa dare consapevolezza del sé attraverso la conoscenza della storia. Ma con umiltà, no? Questa cosa, c'è quella bellissima frase che te pensa dell'autore di Peter Pan che dice la vita è una grande lezione in umiltà. Ed è vero questo, e devo dire questa è una cosa di cui ringrazio molto i miei genitori, anche se erano così famosi, conosciuti, non ho sentito mai questa vanità, questo protagonismo che spesso si sente. Ti racconto solo una storia, quando vinse il Leone d'Oro a Venezia per un bellissimo film che aveva fatto il generale della Rovere, invece di esporlo lì in casa che tutti lo vedessero, ce l'ha dato a noi bambini che viviamo in un'altra casa e pensavamo fosse un giocattolo, ci abbiamo giocato, gli abbiamo staccato la coda, è finito a pezzi il povero Leone d'Oro. Però quando non mi sono resa conto a piccola, quando sono cresciuta ho detto ma
Che meraviglia, che gesto straordinario. Quel leone che è finito senza coda, senza orecchie, poverino, che alla fine era lì per tenere una porta che si chiudeva male. E veramente anche con questa lezione di essere maestri, ma con l'umiltà. No? Esatto, con, esatto, che fa parte della consapevolezza di sé. Ingrid, sì, sei stata meravigliosa come sempre. Yeah. Io ho visto Ingrid Rossellini insegnare a centinaia di studenti quando abbiamo avuto la fortuna di averla con noi ad NYU, e credo che abbiamo tutti avuto la fortuna stasera di avere per un po' Ingrid Rossellini come nostra professoressa e con la sua umiltà. E non mi resta nient'altro che fare che darvi appuntamento alla prossima puntata di Tutti a Casa, mercoledì 13 maggio. Il titolo sarà Right at the Core, What Did the Pandemic Reveal of Gotham's Resilient Soul? A conversation with Paola Mieli, psychoanalyst in New York City, e l'ospite della conversazione sarà Ennio Ranaboldo, che avete già conosciuto in alcune delle nostre puntate precedenti. Per cui non perdetevi la prossima puntata di Tutti a Casa, mercoledì 13 maggio, ore 23 in Italia, 5 p.m. in New York City, Paola Mieli in conversation with Ennio Ranaboldo. Grazie ancora a Ingrid Rossellini, grazie, e grazie a tutti voi. Grazie, ciao.